Una buona serata e bentornati a Evening News. Ancora una splendida medaglia d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo, l'ha conquistata la squadra azzurra di ciclismo maschile ad inseguimento a squadre che nella finale per loro disputata questa mattina ha vinto battendo i favoriti danesi. Il bottino si allunga superando Rio 2016, ma di certo le prossime medaglie non arriveranno dagli sport di squadra. È sicuramente una medaglia storica di grande valore e di significati, quella conquistata dalla squadra di inseguimento maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Primo perché sono stati autori di una rimonta pazzesca. L'allungo vincente di Filippo Ganna all'ultimo giro ha fatto la differenza nel battere i danesi favoriti. Secondo, che questa medaglia non arrivava addirittura da Roma 1960. Il bottino alle Olimpiadi di Tokyo è superato ampiamente, siamo a 30, ma altre medaglie non arriveranno dagli sport di squadra. Ragazze del volley battute dalla Serbia, campione mondiale ed europea per 3-0. La partita è stata regalata alle avversarie, specialmente nel secondo set. Umiliante il 10-6 subito dai ragazzi di campagna dai campioni olimpici serbi. E le medaglie, a meno di sorprese negli ultimi 4 giorni che mancano, alla fine potrebbero fermarsi qui. E con un corollario di polemiche già forti per gli sport di squadra, in modo particolare per la scherma tra federazione e CONI. Mimmo Siena, World News 24 Sport. E evidentemente proprio dagli sport di squadra, considerati quelli più importanti a livello di medaglia, sono arrivate le delusioni più importanti, come avete sentito anche nel servizio, in modo particolare da pallavolo maschile e femminile e anche dalla pallanuoto. L'emergenza sanitaria adesso continua la crescita dei casi a livello nazionale e domani cabina di regia e poi Consiglio dei Ministri per valutare le condizioni legate al Green Pass sia per la scuola che per quanto riguarda i trasporti. Va anche rilevato che è probabile che nelle prossime ore il ministro della Salute Speranza emani i primi provvedimenti per far rientrare in zona gialla almeno la Sardegna e la Sicilia, che stanno registrando un alto numero di casi, non da meno anche il Lazio. Intanto, l'antitrust dell'Unione Europea ha approvato il provvedimento dell'Italia per risarcire i gestori degli impianti sciistici che sono stati chiusi tra dicembre 2020 e aprile 2021. Avranno diritto al risarcimento sotto forma di contributi diretti per parte dei danni subiti. Andiamo adesso all'estero. Un nuovo attacco hacker, ha seminato e sta seminando panico e terrore in Olanda. Si è trasformato in un caso di sicurezza nazionale. A lanciare l'allarme sono stati i direttori di tre importanti società olandesi di sicurezza informatica. Gli attacchi sono sempre più numerosi e le richieste d'aiuto sono troppe per essere gestite. Gli attacchi informatici su larga scala e a livello europeo sono passati da 432 nel 2019 a 758 nel 2020 ed hanno registrato un aumento delle 75% rispetto ad 2 anni fa. Si è conclusa lunedì scorso, parliamo adesso di ambiente, la nuova edizione di Festambiente Sud che quest'anno si è svolta prima alla Foresta Umbra e poi a Vieste. Sentiamo come ha commentato il direttore artistico della rassegna Franco Salcuri. Lo ha intervistato il nostro inviato a Vieste, Saverio Serlenga. Franco Salcuni, direttore generale di Festambiente Sud, ormai vi è il valore aggiunto di questo festival? No, il festival è il valore aggiunto di questo territorio. No, non è presunzione, però il lavoro che abbiamo voluto fare in questi anni è di cercare di far diventare Festambiente Sud un festival di territorio e quindi di uscire da quelli che erano i confini municipali della realtà nella quale Festambiente Sud è uscita, per fare in modo che un festival o comunque un'organizzazione che fa cultura potesse costruire un'infrastruttura sociale e culturale capace di unire diverse comunità. E penso che Festambiente Sud stia sulla buona strada, quella di costruire un ponte tra Monte Sant'Angelo, Foresta Umbra, San Giovanni Rotondo e Vieste. Vieste è una località che da qualche anno a questa parte è diventata attrattiva per molte realtà culturali, e questo può essere d'esempio per tanti altri.
Torniamo adesso all'emergenza sanitaria perché sono stati diramati dati a livello nazionale ed in Puglia per quanto riguarda il coronavirus. I casi sono aumentati, 6.596, aumentati i ricoveri e quelli in terapia intensiva. Per quanto concerne la Puglia, il bollettino regionale di oggi dice 236 casi, 98 nel Varese, 44 nel Salento, 24 nel Foggiano, 23 nell'Abate, 22 nel Tarantino e 15 nel Quindicino, per un totale di casi a livello regionale di 256.704. E veniamo adesso ad una ampia pagina sportiva. Cominciamo con il calcio diramati, anche le date finalmente della partenza del ritiro precampionato per l'Audace Cerignola di calcio nel campionato dilettanti. Situazione tutta in divenire per la. Ecco, no, scusate, non era questo il servizio. Credo che la regia sia pronta per mandare il servizio che avevamo annunciato del calcio. Ecco, lo sentiamo. Parte ufficialmente la stagione 2021-2022 per la formazione calcistica dell'Audace Cerignola. Dopo i rinnovi e le new entry sono arrivate le tanto attese date per la ripartenza di una stagione che sia di riscatto sociale e calciofilo. L'inizio del ritiro è fissato per il 9 agosto allo stadio Monterisi, in cui verranno effettuati i test fisici, le visite mediche, unitamente al primo incontro con la nuova squadra ed il tecnico Michele Pazienza. La partenza del ritiro sarà anche quest'anno a Palermo, dal 16 al 29 agosto. Diramate anche le date della partenza di campionato e Coppa Italia. Per il primo obiettivo partenza il 19 settembre, per il preliminare di Coppa Italia il 12. Ci sono tutte le condizioni per poter fare un campionato di alto livello, così come auspicato dal patron Danilo IV alla presentazione della nuova dirigenza, lui compreso, 3 settimane fa. Mimmo Siena, World News 24 Sport. E per quanto riguarda invece la pallavolo, si va il punto della situazione dopo che sono stati messi in evidenza i primi tasselli della nuova stagione 2021-2022 in Serie C Donne. Situazione tutta in divenire per la pallavolo Cerignola Serie C Donne. In vista di una ripartenza della stagione si spera più tranquilla rispetto a quella appena passata. Già in queste settimane alcuni tasselli sono stati svelati: il ritorno alla guida tecnica di Michele Valentino, quello altrettanto clamoroso di Margaret Aldomonte dopo 3 anni in terra ofantina, e le riconferme di Sghirza e Viola Valicce. Per il responsabile marketing e comunicazione delle Uxia, Pierluigi Lapollo, la nuova stagione sta nascendo con i migliori auspici. E anche la condizione di avere davanti una grande sfida, non solo quella di ricominciare a giocare davanti al nostro pubblico, Covid permettendo, ma anche di ricostruire un settore giovanile messo in ginocchio dalla pandemia. Sapremo far fronte alla voglia di riscatto della città, abbiamo voglia di stupire e di tornare a risultare con i nostri tifosi, sicuramente tra i più belli ed appassionati di tutta la Puglia. Mimmo Siena, World News 24 Sport. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Evening News del 4 agosto. Vi ricordo che le notizie, i servizi e i nostri appuntamenti olimpici li ritroverete sui canali social di World News 24, Facebook, YouTube e Twitter. La nostra informazione torna domani mattina alle 8.30 con Daybreak 24 Olimpia. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata.